Devo fare due domande, una come comitato Via Spalti e una come consigliere comunale. Ecco, la prima del comitato Via Spalti è la seguente: preso atto che la ZTL viene soppressa durante la notte, quindi si entra nuovamente dal numero 1 in Via Spalti e si esce al 76. Ecco, questo per dire che non so se voi siete al corrente che abitando in via Spalti, cioè nel centro storico, alcune abitazioni sono sprovviste, visto i beni ambientali, di condizionatori, quindi sono costretti a tenere aperte le finestre con le zanzariere. Ecco, detto questo, che io posso, sono a favore anche della soppressione della ZTL, perché se questo aiuta gli esercizi commerciali, io ne partecipo. Però dico, ovviamente partendo dal numero 1 fino al 76, nessuno di voi, perché non ho mai visto durante la notte nessuno di voi presente, ecco, la via Spalti è un velodromo che vuol dire andare a 70-80 all'ora, infatti quando fanno gli incidenti, avete visto, buttano giù le murette o le abitazioni, come la Murini si è trovata in cucina l'auto. Bene, premesso tutto questo, io chiedo, se non altro, la presenza di vigili urbani a una certa ora di notte. Non dico tutte le notti perché ovviamente questo è impossibile, ma almeno un paio di volte alla notte pagare gli straordinari ai vigili urbani che saranno compensati dalle contravvenzioni, ovviamente, e dal ritiro delle patenti, spero. Punto. Ho chiuso come comitato Via Spalti, ho detto quello del nostro pensiero. Te invece come consigliere comunale chiedo. E nel 2000, ho visto il 14, maggio 2014, io spero che sia concordato con gli esercizi commerciali, ecco, ci sarà una parziale chiusura della via Martiri, cioè dall'incrocio con via Pio Decimo, quindi ci sarà un deflusso del 50% per via Spalti e ritengo anche giusto tutto ciò. Quindi anche se io ci auguro, ma no, non è una cosa personale, deve essere una cosa interesse dei cittadini. Ecco, io voglio chiedere, avete pensato, perché io ho solo sentito dire, ecco, che nel 2014 sarà terminato anche l'oratorio Pio Decimo. Una soluzione sentita sia dai commercianti sia dall'amministrazione comunale, e dico mi sembra, tra virgolette, è quella che sarebbe, a mio parere, una soluzione di proseguire la via Pio Decimo, uscire alla fine di via Valle, cioè dove ci sono oggi i carabinieri. Ecco, questo è quello che io chiedo all'assessore Simonelli. Riguardo al discorso di via Spalti, vabbè, al di là del fatto che qualche volta ci passo anche di notte, non importa, una battuta così, insomma, che si fa. Un po' di colore, a piedi, anche da parte, a piedi passo, no, a piedi anche in bicicletta, quindi anche con il rischio, conta sempre rumore, sento il rumore, sento il mio rumore del pedalare è sufficiente. Della dinamo. Beh, è chiaro che i controlli sono fondamentali, no? Alla fine tu quando hai dei problemi, dove ci fanno i controlli? Chi c'è pure ci ha chiesto i soliti indossi, ma sappiamo che in realtà alla fine dopo un mese si chiedono di togliere perché chi dorme a fianco di un indosso, c'è peso della macchina che passa. Noi abbiamo il programma e spero che questa sia una delle aree nelle quali andiamo a intervenire di mettere un po' di telecamere in più a controllarlo. Ecco allora che magari potrebbe essere anche quella un'area nella quale andiamo a verificare la situazione. Noi pure le piastre le abbiamo messe un tempo fa. In realtà i numeri non sono, glieli mostravo volentieri, non sono così preoccupanti quanto vengono accolti a chi ci abita. Cioè la velocità di chi ci passa. E il numero di auto che passa non è uno. Con la ZTL Ma anche prima, ma anche prima. No? Di giorno così, di giorno. Beh, per cui alla fine può essere che non sia molto peggio, però in realtà i numeri sono un po' meno preoccupanti di quelli che vengono percepiti. Però è anche normale, c'è uno che ci abita alla fine sente di più il problema che i numeri veri e propri. No, i vigili urbani abbiamo un servizio notturno che viene svolto a progetto. Straordinari. Se avrà la fortuna, non so, io non ve lo auguro, dico tornare la prossima volta a Portogruaro, vedrà che sono un problema grossissimo oggi straordinario per i dipendenti, no? Perché i costi del personale sono bloccati ed è un problema enorme,
che abbiamo, ma anche con gli operai, cioè alla fine è difficilissimo riuscire a fare, forse c'è una volta, che si possono fare oggi con meno soldi, con le stesse persone, forse, per cui sarebbe bello avere tanti soldi per il... E non esiste la possibilità di dire posto di qua via i soldi, io sono obbligato a spendere meno soldi alla precedente di personale, che entrino milioni di euro in più per altri motivi, quello è il blocco che abbiamo come comune, per cui purtroppo sono meccanismi, ci sono meccanismi complicati, assurdi, complicati di gestione della cosa pubblica, sono sempre meglio di me, per cui i costi personali sono quelli, io quelli devo gestirli. E confermo che di anno in anno devono essere diminuiti, cioè il costo del 2012 deve essere inferiore. Come... Però abbiamo un progetto che rimane in piedi con i vigili urbani, precisamente nel periodo estivo, e quindi non è improbabile che quella lì sia una delle aree che possa essere meglio consigliata. Come ripeto, si aveva annunciato già più volte, stiamo lavorando con la polizia locale di incrementare le telecamere presenti sul territorio, e l'area, diciamo, San Giovanni, diciamo, lì ci interessa molto perché c'è gente che passa, gente che fa via Rastrello, non dovrebbe farla di notte, chi entra lì su da San Giovanni dovrebbe passarci, per cui ci interessa anche lì avere informazioni e poter, tra virgolette, pizzicare chi usa in maniera non corretta il nostro metodo di passare dove non può perché è notte. Mi risponde alla seconda domanda? La seconda domanda. Quella era un'idea buttata lì a suo tempo. Io non so se oggi sia praticabile quella sua idea, anche perché sicuramente il ponte non è a norma, cioè è una cosa molto, molto complicata. Credo che oggi non sia praticabile quella sua proposta. Abbiamo oggi un segno che c'è di chi entra dal parcheggio del contigianato, però da trasformare quello lì in una strada vera e propria, tanto in un oratorio, per cui alla fine io in un oratorio invece una strada di sfogo così importante, secondo me non è molto sensato. Però ci sarà un collegamento pedonale, quello sì. Anche ciclabile, sì. Per cui uno facilmente da là potrà arrivare... Esiste un progetto. Certo, sì. È nel progetto dell'oratorio, un collegamento ciclabile lungo la muretta, diciamo, nord, dell'oratorio.